Abbiamo fatto tutto bene, molto bene. Sono 6 vetture in gara. E attenzione, qua già che c'è una specie di toccatina. Sono in 3, è uscito meglio, ci sembra. Adesso andiamo a vedere che la nostra prestazione finale non ci arriviamo per leggere il numero di gara. Comunque pare che il 213, più o meno quello che non sia riuscito a scrollare indosso quelli che sono i suoi inseguitori, sta conducendo questa prima tornata al comando, ma attenzione, lì dietro sono scatenatissimi, vedete, abbiamo sulla pressione il 256 Mirko Panzano, e poi mamma non compare la terza posizione, il 132 Alberto Franchi, qui abbiamo in quattro posizioni 119 Fabrizio Caserani, fino ad arrivare ad Antonio Polvorino. Purtroppo questo è intanto il 226 di qui Antonio Polverino è praticamente fermo, lungo tracciato, problemi meccanici, lo vede abbandonare questa finale anzitempo. Intanto noi andiamo a chiamare all'ingresso pista i piloti del Car Cross con il 41 Omar Modolo, con il 666 Simone Firenze, con il 648 abbiamo Claudio Pigato, con il 607 Fabio Morani, con il 159 Vincenzo Landi, con il 58 Stefano Rodrigo, con il 230 Fabio Pizzi, con il 646 abbiamo Andrea Barbieri, con il 38 Patrizio Della, con il 177 Stefano all'ingresso pista.
siamo due cavalli. Abbiamo al comando il numero 213. Più o meno polverino, eccolo qui, per cui è arrivato. Mirko Patisano e Alberto Bianchi, vicinissimo, vicinissimi, erano tanti che sembrava che fosse in grado di portarvi via la seconda posizione. Bianchi, ma poi è riuscito invece Patisano a prendere i denti e portare a termine questa super finale della parte di Bianchi e Salvatore.